Allora, questa è una presentazione un po' strana, perché di solito c'è l'autore, il relatore e il lettore, no? Sono meno tre persone. Però, dato che io qua non conosco nessuno, mi faccio tutto da solo. Se te lo chiedo. Fa da sé per te. Esatto, bravo. Va benissimo. Allora, io non so chi ha letto qualcosa del libro su Facebook, su internet, non lo so, però giusto per dire mezza cosa, per non parlare troppo del libro, ma almeno più o meno di che parla. Di solito quando uno va in libreria la prima cosa che legge è la quarta di copertina, no? Quindi quella sorta di sinossi che c'è dietro. E che dice questo? Allora, un secondo, giusto per avere l'idea di che cosa parla. Alice e Bubba sono due sicari, entrambi sono professionali, spietati, ben noti nell'ambiente. Lavorano insieme, ma non potrebbero essere più diversi. Bubba è un uomo possente, maniacale, una perfetta macchina di morte dal passato ambiguo e oscuro. Alisa è una sopravvissuta. Si porta dietro il fardello di un'infanzia trascorsa tra violenze e angherie, tra abusi e povertà. È cresciuta ai margini di una società feroce e impietosa. Quando viene commissionato loro l'omicidio di un piccolo camorrista, scoprono che si tratta di una trappola architettata da un uomo potente e determinato, chiamato il boss, e di cui si sa una cosa sola. Il suo obiettivo è catturare Alisa, catturarla viva. Andando a ritroso nella memoria, esplorando i tormenti e le violenze subite nella sua vita, Alisa dovrà capire chi si nasconde dietro la grande macchinazione congegnata ai suoi danni. Lei e Bubba dovranno addentrarsi tra i quartieri di Napoli e negli antri bui della mente umana per scoprire quanto profondo e devastante possa essere l'odio di un uomo tradito. Questa, diciamo, è più o meno la storia a grandi linee. Allora, dato che sto da solo, questa è la seconda volta che capita, perché di solito sempre relatore, lettore o addirittura due relatori a volte, però nei posti in cui non ho grandi contatti sto da solo, come è capitato a Latina, è capitato qua, quindi più o meno faccio paro a paro quello che ho fatto a Latina, senza grandi cambiamenti. Quindi ho pensato a questa cosa, dato che non c'è il relatore che fa domande, che di solito sono preparate o comunque ci accordiamo prima su quello che lui mi vuole chiedere eccetera, allora ho pensato di raccogliere le domande più frequenti che mi sono state fatte in questo mese, perché il libro è uscito da un mese, comunque beh, pur non parlando assolutamente di chissà quale fama, però comunque il fatto che sia tutte le librerie inevitabilmente dà un po' di visibilità, quindi comunque mi sono arrivati email, messaggi, chiamate, domande eccetera eccetera, anche perché il mio numero è pubblico, perché ho un'agenzia letteraria, sul sito dell'agenzia c'è il mio cellulare, quindi ho avuto anche telefonate un po' strane a volte, poi lo leggerò dopo. E quindi ho pensato di leggere le cose, le domande più frequenti che mi sono state fatte. La prima domanda è sempre la stessa, soprattutto dai colleghi. Come sei arrivata a Fanucci? Cioè, nel senso che Fanucci è la casa editrice di questo romanzo, casa editrice molto grande, super distribuita, grande promozione, eccetera. Quando ha pubblicato su Facebook la prima volta la notizia a febbraio con Fanucci, ho avuto 20-30 messaggi su Facebook. Dico, comunque colleghi scrittori che dicevano, ma come sei arrivato, ma chi ti ha raccomandato, ma chi ti rappresenta, eccetera, eccetera. Io ho raccontato come sono arrivato a Fanucci con questo libro, però nessuno mi credeva veramente, perché comunque la storia più o meno è questa. Allora, io quando ho finito di scrivere questo romanzo, ci ho messo 3 anni tra documentazioni, ricerche, eccetera, penso che sia nella normalità di un autore, di un qualunque aspirante qualcosa, che sia scrittore, che sia pittore o fotografo, dopo un po' di risultati, pubblicato con Mondadori, vinto premi eccetera, penso che sia naturale aspirare a un certo punto a fare qualcosa di più grosso, no? Quindi la mia idea era quella di tentare di arrivare a un grosso editore. Chi tenta di arrivare a un grosso editore ha solo una strada da poter percorrere, che è quella dell'agente letterario, cioè trovare un grosso agente letterario che ti prende sotto la sua ala protettiva e ti porta in alto, o almeno si spera. In alto vuol dire Fanucci, vuol dire Mondadori, vuol dire Feltrinelli, eccetera, eccetera. Allora io, finito questo romanzo, ho fatto leggere anche i miei... ciao. I miei parenti, i miei amici, editor, eccetera, eccetera. Ho detto, vabbè, potevo trovare un'agenzia letteraria. Stampo 10 copie del libro, dal tipografo, e seleziono le 9 più grandi agenzie letterarie d'Italia. Mando queste 9 copie a queste 9 agenzie, me ne avanza una e dico, vabbè, magari me ne considero pure per ricordo, no? Nessuna delle 9 agenzie mi risponde, nessuna. Mi avanza quella copia. Io quella copia dico, vabbè, mo la mando alla
mia collana editoriale preferita, che è la Time Crime, cioè quella collana unica in Europa che raccoglie tutti i migliori autori thriller del mondo. Penso, vabbè, è proprio una cosa al vuoto, perché un editore grande come Panucci non riceverà mai il mio pacco, e seppure lo riceve non lo aprirà nemmeno. Invece io gli mando a agosto 2016 questo plico con il testo, la sinossi e la mia biografia. 20 giorni dopo mi chiama e dice: Diego, ho letto il romanzo, stupendo, lo voglio pubblicare. Che è successo in quei 20 giorni? Poi me l'hanno raccontato dopo. È successo che Sergio Panucci, direttore della casa editrice, stava andando in vacanza in montagna, lui spesso va in montagna un po' per leggere, un po' per scrivere anche i suoi testi, io sono un autore, passa per la redazione, sono dei ragazzi, dice: raga, mi serve qualcosa da leggere, insomma, mi tirate piccolo, dammi qualcosa da leggere. Sta sulla scrivania della redazione, sta il mio pacco, che per caso è caduto là in quel momento. Lui vede questo pacco di Dio da Procida, lo apre, si prende il pacchetto e se ne va in montagna. Lo legge in 3 giorni, se ne innamora, lo rilegge in 5 giorni facendo le sue correzioni, le sue piccole modifiche, mi chiama e mi dice che lo vuole pubblicare. E dice: dottor Di Dio, la riunione è fissata a Roma per settembre, ci vediamo a Roma in riunione con tutta la redazione. Io appena ricevo l'email di Sergio Panucci, direttore della collana Time Crime, che raccoglie i migliori autori d'Europa, non penso questo è un sogno che si sta realizzando, penso questo è qualche stronzo di qualche amico mio che si è fatto il profilo fake su Libero e mi sta veramente, però invece era veramente Sergio Panucci. Mi chiami riunione. Sembrava uno scherzo invece. Sembrava uno scherzo, ho detto questo è sicuro un profilo fake, qualche amico mio coglione. Invece era veramente Sergio Panucci. Mi chiami riunione e io vado a Roma presso la sede della Panucci, entro in redazione e penso, vabbè, qua tutti mi conosceranno, no? Di Dio da Procida, è un testo clamoroso. Non mi salutano nemmeno, il direttore sta arrivando, così mi rispondono, diciamo, tutti a battere, appena entro in una casa editrice, stanno tutti a battere un computer, no? Quindi senti questo ticchettio. Nessuno mi saluta, mi metto là a aspettare il direttore. Arriva Sergio Panucci con questa sua, lui è molto irruente, veemente, ah, di Dio, vieni qua, dobbiamo pubblicare, vendere, stravendere, il libro è bello, no? Vabbè, si siede lui sulla scrivania, chiama tutta la redazione della casa editrice e racconta per filo e per segno tutta la storia del romanzo, che non si chiamava Cuore Morra, ma aveva un altro titolo, era il titolo che avevo dato io, e che era Io sono la morte. Solo lui la prima cosa che mi ha detto è: di Dio, il titolo fa schifo, dobbiamo cambiare. Grazie, diciamo, cominciamo bene. Quindi, vabbè, insomma, se lo dobbiamo cambiare, lo cambiamo, non c'è problema. E lui racconta così bene la storia del romanzo, la sa così a memoria, che la sapeva meglio di me, perché io l'avevo finito di scrivere 5-6 mesi prima, è molto intrecciato, quindi non è che ricordavo tutto benissimo. Io ogni tanto cercavo conferma da me, ma è vero che a pagina 92 quel personaggio, dicevo sì, è vero che quel personaggio, ma non mi ricordavo molto in realtà. E lui fa: va bene, allora, questo romanzo a febbraio esce, dobbiamo spaccare, fare questo, fare quello. Ora ci occupiamo del contratto. Ora la titolare dell'ufficio diritti, lei concorderà con la titolare dell'ufficio diritti l'ammontare dell'anticipo. Allora, quando un autore sente questa parola anticipo, gli viene quasi un ictus, cioè gli viene quasi veramente una cosa. Perché vuol dire, già diciamo l'editoria è povera, no? Di per sé oggi da una crisi totale, l'anticipo vuol dire che la casa editrice ti sta dicendo: io non ti pago solo dopo, perché di solito l'autore viene pagato dopo, copie vendute, ti dici ti pago anche prima. Quindi una cosa fa, però io non è che potevo dire, vabbè non me lo date l'anticipo, non lo voglio. Però no, dico, lui dice concorderà con la titolare dell'ufficio diritti l'ammontare dell'anticipo, le negoziazioni, faccio certo che concorderemo l'ammontare dell'anticipo, ho di sotto di una certa cifra, insomma, giusto per tirarsela un po', non torna a vedere. E quindi lui dice, vabbè, resti in attesa del contratto, io torno a casa, allegro, festeggio, stappo spumante, il contratto non arriva quella sera, vabbè, insomma, io penso hanno da fare, è tardi, insomma, stanno ancora lavorando, arriverà domani. Il domani non arriva, 3-4 giorni non arriva, 7 giorni non arriva, dopo 10 giorni non arriva il contratto. Io ero nero perché ho detto non mi pubblicano più, 100%. E la prima cosa che penso è, quando il 10° giorno il contratto non è arrivato, la prima cosa che penso è aveva ragione mia mamma, perché mia mamma accoglie ogni mia proposta con la classica frase incoraggiante: e figurati se stavano aspettando a te. Questa è la classica frase di mia mamma,
Ho detto, il contratto ancora non deve arrivare, mia mamma per incoraggiare, ma figurati se la farò, ci stava aspettando a te. Diciamo, questa è stata, vabbè. E quindi io chiamo in redazione, giusto per chiedere, e dico, ma direttore, tutto a posto, col contratto, arriva, state tranquilli, state tranquilli. Due giorni dopo arriva, negoziamo sull'anticipo, forse se lo fa vedere pure un po', no? E ora il libro sta in tutte le librerie. Questa è la risposta alla domanda, come sei arrivato a Manucci? Quindi un po' di, diciamo, della vita fondamentalmente ci vuole talento, determinazione e tutto, però ogni tanto un po' di fortuna, una botta di culo, quanto aiutare. Magari se il libro fosse... Il lato B è importante. Sì, direi di sì, perché se il libro fosse arrivato su quella scrivania magari 10 minuti dopo e lui fosse già partito per la sua, diciamo, vacanza in montagna, probabilmente non l'avrebbe mai letto, il libro non sarebbe qua. Quindi, diciamo, un po' di fortuna, un po' di determinazione, però magari la fortuna aiuta. Questa era la domanda, come ci sei arrivato a Famoso. Quindi non ho agente letterario per adesso, non sono rappresentato da nessuno, come era un domani però rappresentato. Beh, diciamo, ti rappresenti abbastanza, non so, bene da te stesso. Per adesso sì, magari un domani, c'è più, diciamo, la cosa è anche più importante. Perché soprattutto è stata ancora più fortunata, perché diciamo la probabilità di arrivare a un editore del genere senza un agente letterario è quasi nulla. È stato un po' un caso fortuito, una convergenza di circostanze. Doveva andare così, fondamentalmente. Ve lo spiego come doveva andare così. Se venivo io come rappresentante.